vincitore evidente con l'81% dei votanti, quindi mi sembra un risultato chiarissimo. Salvini. Matteo Salvini ha vinto le primarie e domenica verrà votato dai delegati al Congresso federale. Lei è contento? Io ho sempre sostenuto durante questo periodo Salvini, credo che sia la persona giusta in questo momento, per età, per esperienza, per momento politico, credo che sia la persona più adatta. Ha sentito Bossi? È stato qui fino a poco fa, quindi l'abbiamo vissuta insieme questa giornata. Che ha detto Bossi? Credo che ovviamente non possa essere soddisfatto del risultato, anche se è una cosa assolutamente preventivata e che ricalca grosso modo quelle percentuali che c'erano state nel momento della raccolta delle firme per la candidatura. Calderoli, questo governo? Ma guardi, credo che fra Napolitano, fra la Corte Costituzionale gli hanno fatto un'assicurazione sulla vita per sempre e non lo so come ne si uscirà con questa sentenza interpretativa che dovrà essere molto largamente interpretativa sulla legge elettorale, perché diversamente ci troviamo di fronte a un Parlamento delegittimato, un Presidente della Repubblica delegittimato, una Corte delegittimata, ma se il Parlamento è delegittimato come fa a cambiare la Costituzione o a scrivere una legge elettorale? Oppure se non è legittimo il Presidente della Repubblica come fa a sciogliere le Camere e non può essere eletto un nuovo Presidente da parte di un Parlamento non legittimato a farlo? Quindi siamo andati veramente a un corto incontro, a un cortocircuito istituzionale incredibile. La vostra soluzione? Ma guardi, la nostra soluzione, noi abbiamo cercato di fare di tutto per scrivere nei tempi necessari la legge elettorale. Purtroppo né PD né PDL ci hanno messo della buona volontà per poterlo fare. Adesso il pallino, o meglio il cerino, è andato in mano a loro. Senta, grazie. Per quanto riguarda il Congresso federale, è automatico che i delegati votino ciò che ha deciso? Il vincitore della base, ma sono liberi di votare a favore e di votare contro. Perché di fatto l'82% del 60% degli aventi diritto è all'incirca il 50% dei delegati, no, cioè degli aventi diritto. Noi abbiamo la regola che la maggioranza assoluta dei votanti e non degli aventi diritto, e quindi è assolutamente corretto. Però questo significa che un militante su due non ha votato per Salvini. Ma questi, cioè, io so che l'81% dei militanti che hanno votato per Salvini. Poi dopo, se lei vuole fare un maglione di lana caprina, è libera di farlo. Calderoli, con Matteo Salvini, nuovo segretario della Lega, cosa cambierà e secondo lei cosa dovrà cambiare? Io credo che verrà esaltato l'aspetto movimentista del movimento, e con un governo come c'è attualmente in carica, come quello che l'ha preceduto, c'è bisogno di una opposizione durissima, di una vera e propria rivoluzione. Io credo che Matteo sia la persona ideale per interpretare questo ruolo. Il Bossi come l'ha presa questa votazione? Non credo che l'abbia soddisfatto, però credo che il risultato fosse già previsto in questo senso. Calderoli, le primarie consegnano una Lega più unita o c'è il rischio di una divisione con Bossi che se ne va? Guardi, io credo che una volta che si sono espressi i militanti bisogna solo prenderne atto. Io credo che sia Salvini sia Bossi siano due presenze assolutamente indispensabili all'interno del movimento, che possono essere complementari l'uno all'altro e che sia ciascuno di un valore aggiunto al movimento, quindi io sono assolutamente convinto che, finito magari il primo dispiacere del risultato, poi tutti torneranno a lavorare uniti. Bossi farà il presidente? Bossi è il presidente, continuerà a farlo. Beh, ieri però Salvini è stato possibilista, ha detto valuteremo dopo le primarie. Si vede che non ha visto le dichiarazioni che ha fatto proprio ieri e l'altro ieri Salvini, in questo senso, dove ha detto che per Bossi c'era sempre un posto e si augurava che restasse e continuasse a fare il presidente. Ma ha detto che i ruoli verranno valutati dopo le primarie, l'abbiamo registrato tutti. Ma uno è libero anche di dire cose diverse nei giorni successivi, però se lei avesse la cortesia di leggere il nostro statuto, l'unico statuto in cui il presidente viene previsto a vita e per statuto, quindi non è neppure elettivo. Senta, il ospite d'onore ad a Torino sarà Marine Le Pen, una figura di un certo peso simbolico oltre che politico. Che significa? Io adesso attendo questa settimana le conferme dei vari esponenti che vengono dall'estero.
ma mi sembra evidente che la posizione che ha la Le Pen come suo movimento rispetto all'Europa sia molto più vicina che qualunque altra ci sia in circolazione alla nostra. Quindi una rete di anti-europeismo europeo, così giocando con le parole, state cercando di costruire? Scusi? State cercando di costruire una rete di anti-europeismo? No, è la seconda parte che non mi andava bene. A me bastava la prima. L'anti-europeismo europeo mi sembra un po' molto democristiana. Opposizione durissima al governo italiano e opposizione durissima in Europa, diciamo così. Esattamente sì.